Nella scelta delle scarpe ammortizzate esiste oramai un paradosso che tutte le aziende hanno deciso, perché questo è quello che chiede il mercato, di aumentare l'altezza dal suolo, e questa cosa potrebbe forse provocare un'instabilità più importante rispetto a una scarpa più bassa presente sul mercato qualche anno fa. Qualche giorno fa Salomon ha lanciato le sue scarpe super ammortizzate che si chiamano Salomon Aero Glide, che rappresentano un diretto competitor rispetto invece a tutti gli altri modelli che abbiamo recensito qui sul canale qualche giorno fa. La vera domanda è se questa azienda riesce a essere credibile anche nel mondo road e non solo in quello trail, e per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 264 grammi nella taglia US 9, 37,4 mm nel tallone, 27,4 nell'avampiede. Sembra in effetti molto più alta, il drop è di 10, e questa cosa è molto interessante anche perché questa scarpa ha un design a barchetta e soprattutto l'intersuola non è così morbida e di conseguenza protegge i tendini in maniera molto superiore rispetto a tutti gli altri modelli che ho visto sul mercato. Nella recensione comunque parleremo di tutto quello che mi è piaciuto, quello che non mi è piaciuto e soprattutto a chi sono adatte queste scarpe. A livello di tomaia usa un mesh chiamato 3D che di fatto vi consente un ottimo contatto al piede. Lo spazio nell'avampiede è assolutamente abbondante, ovviamente non stiamo parlando di una scarpa che potrebbe essere utilizzata per le gare, dove invece viene solitamente ridotto ai minimi termini. Ha una linguetta molto paffuta classica, dei lacci piatti, un'allacciatura con degli occhielli molto simili a quelle che abbiamo recensito qualche settimana fa in altre case. A livello di tallone, il tallone è sicuramente molto rigido, cosa che vi consente di fatto di avere una stabilità importante, nonostante appunto questa scarpa abbia un'altezza dal suolo di 37 mm. Da questo punto di vista ci sono sicuramente due cose da notare. In primo luogo che il 32% della tomaia utilizza materiale riciclato, e inoltre il fatto che la calzatura consente al piede di essere ben coccolato grazie all'imbottitura nella parte interna del tallone, anche alla bellissima linguetta che purtroppo però non è a soffietto, quindi potrebbe eventualmente, nel caso vi allacciasse la scarpa in maniera non corretta, slacciarsi. E soprattutto ho apprezzato questi overlay nella parte mediale che consentono in effetti di avere un bloccaggio del piede perfetto grazie anche all'imbottitura presente nel tallone. Da notare comunque che ci sono soltanto 5 occhielli e non 6 come in alcune scarpe, ma comunque potreste utilizzare l'ultimo nodo nel caso in cui voleste una lacciatura più precisa, ma sono sicuro e pronto a scommetterci che non troverete nessun problema. Dal punto di vista del numero, se non avete mai provato Salomon, suggerisco lo stesso numero in casa delle principali aziende americane o giapponesi che probabilmente utilizzate in questo momento. Non ho davvero notato un problema di fit, questa scarpa, grazie anche al 3D mesh, si allaccia davvero benissimo. Ma l'aspetto che ho davvero apprezzato, comunque tenete conto che a me piacciono le intersuole molto reattive, è la presenza di questo energy foam che dal mio punto di vista è più reattivo che morbido e che vi consente, anche grazie alla struttura barchetta che Salomon chiama reverse camber, di correre e proiettarvi in avanti, e la transizione tacco punta o la transizione con un appoggio di avampiede o di mesopiede è davvero molto rapida e veloce, anche come testimoniano i miei sensori RenScribe. Un aspetto poi davvero molto interessante è la stabilità di questa scarpa, perché questo energy foam, nonostante sia abbastanza morbido e soprattutto molto reattivo, vi consente comunque un appoggio davvero interessante. Non è necessariamente limitato a coloro i quali corressero in maniera neutra, anche se ovviamente i podissematori con un appoggio neutro sono il target di questa scarpa. Io per 50 anni non ho mai provato Salomon e finalmente sono riuscito. Sarei curioso di provare anche l'Aero Volt, che è quella che pesa 50 grammi in meno e che fondamentalmente è adatta ai podissematori più evoluti, perché secondo me la scarpa stessa vi consente, nonostante non abbia nessun plate in fibra di carbonio, di correre davvero velocemente. Chiaramente, nonostante non sia una scarpa da trail, uno degli aspetti sicuramente di grande valore aggiunto è il battistrada Contagrip, che presenta una struttura simmetrica con la parte centrale dove c'è una linea che fa da demarcazione tra i due segmenti. I tasselli sono assolutamente piatti e, nonostante l'abbia utilizzata per oltre 100 km nei sentieri in Valle Olona,
questa scarpa mi ha sorpreso, perché comunque la durata del battistrada risulta davvero essere eccezionale, e soprattutto nei cambi di direzione, nonostante l'altezza dal suolo così importante, riuscirete comunque a essere ben saldi al terreno. Ovviamente non stiamo parlando, come già detto, di una scarpa da trail. Tra l'altro c'è un piccolo triangolino rosso che rappresenta la descrizione del contagrip. Ho dovuto chiedere a mia figlia di leggere cosa c'era scritto. Lei l'aveva scambiato per un cuore. Sarebbe davvero molto prezioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno comunque copiose. La scarpa include anche una soletta removibile che è assolutamente premium e che mi è piaciuta tantissimo. Comunque io non consiglio di sostituirla con dei plantari personalizzati, proprio per quello che vi raccontavo, cioè il fatto che questa scarpa è probabilmente la più stabile e reattiva tra tutte le scarpe neutre, anche grazie al fatto che l'Energy Foam è morbido, ma non così morbido come quello dei competitors, e di conseguenza potrebbe piacere a tutti coloro i quali volessero sentire il terreno e soprattutto poter rimbalzare più rapidamente. Interessante notare che nella parte posteriore c'è una sorta di laccetto che collega le due parti del battistrada. Non so che cosa serva, però di fatto per chi dovesse appoggiare di tallone, la presenza di una cavità centrale consente di smussare al meglio le forze, e probabilmente anche questo laccetto ha la possibilità di influenzare l'impresa. Nel mio caso, appoggiando di mesopiede, questa cosa non è molto utile, però secondo me questa scarpa può essere utilizzata per tutte le distanze, soprattutto per tutti coloro i quali avessero anche un peso superiore agli 80 kg, perché è davvero molto leggera, ammortizzata, e consente pure a chi pesa 100 kg di riuscire a gestire al meglio la corsa anche a ritmi molto lenti. A livello di durata poi ho apprezzato particolarmente il fatto che i miei sensori dopo 100 km hanno rilevato un minimo cambiamento delle performance della scarpa stessa. Secondo me potrebbe durare anche 1000 km, ovviamente dipende poi dal peso del podista amatore. Il fatto che ci sia una presenza davvero copiosa di questo Energy Foam e il fatto che comunque non sia morbidissimo vi consente in effetti di utilizzarla per tutte le corse lente di tutti i giorni, e anche, perché no, per qualche corsa veloce, come per esempio dei fartlek. A livello di aspetti negativi non sono riuscito a trovarne tre, ma soltanto uno e mezzo. In primo luogo, questa scarpa per le corse lente rigeneranti potrebbe essere, ma soprattutto per coloro i quali preferissero qualcosa di più morbido e di un appoggio sul cuscino, potrebbe essere un po' forse troppo secca, ma chiaramente poi dipende dall'appoggio, perché se appoggiate di tallone credo che potrebbe comunque essere soddisfacente, anche se ovviamente il cuscino secondo me è un'altra cosa. In secondo luogo, la struttura della linguetta è assolutamente eccezionale, ma al tempo stesso la presenza di soli 5 occhielli potrebbe eventualmente, proprio anche per il fatto che non sia presente una struttura a soffietto, far sì che nel caso in cui non vi allacciaste bene i lacci della scarpa stessa potreste dovervi fermare durante l'allenamento. A me è successo un paio di volte, chiaramente è colpa mia, però alla fine con altre scarpe non mi è successo, e quindi ovviamente la scelta dipende fondamentalmente da voi stessi, però chiaramente potrebbe essere un aspetto leggermente negativo. In conclusione, raccomando questa scarpa a tutti coloro i quali volessero iniziare e cercassero una scarpa che vi proteggesse in maniera importante grazie alla struttura barchetta, alla presenza di Energy Foam che comunque è davvero reattiva. La suggerisco anche per tutti i lenti rigeneranti di tutti i giorni, ha un prezzo particolarmente accessibile. Il battistrada la rende adatta anche a situazioni un po' più difficoltose, a corse, magari con la pioggia. L'ho apprezzata particolarmente. Salomon e Salomon, ho aspettato 50 anni, ma sicuramente ne valsa la pena. Voi nel frattempo stay strong, keep running, io vado a dare da mangiare al coniglio, non l'ho proprio visto in questi giorni, anche perché sono stato a Parigi. Ciao, alla prossima!